Ho partecipato la scorsa settimana a un incontro di cellula e sono rimasto molto edificato. La cosa che più mi ha colpito è stata l'aria che ho respirato, fresca. A volte si corre il rischio di fare tante cose per il Signore, magari di farle anche bene, ma farle senza entusiasmo. Quanto è importante l'entusiasmo della fede? Vorrei parlarvi proprio di questo. Che cos'è l'entusiasmo? È uno stato psicologico che tocca la nostra emotività? Per molti è questo, quindi un sentimento passeggero, oppure qualcosa che riguarda il mio rapporto con Dio. Evidentemente, riguarda il mio rapporto con Dio. L'entusiasmo si manifesta sempre come una gioia incontenibile. L'entusiasta a volte viene considerato un esaltato, in verità è solo un uomo innamorato. Io sono invidioso di coloro che sono entusiasti, perché so che sono innamorati del Signore. Ho notato che nella Bibbia l'entusiasmo non è mai un istante, ma è uno stato, è una grazia, è un dono di Dio, è un frutto dello Spirito al quale dobbiamo chiederlo. Poniamoci questa domanda: come avere lo Spirito Santo? Se io prego dicendo: Gesù, donami lo Spirito Santo, lo spirito della fede, l'entusiasmo della fede, l'entusiasmo di onorare la fede, il Signore mi risponde dicendomi: Livio, l'entusiasmo non nasce dalla preghiera, nasce dall'incontro con me. E se tu mi incontri che sei entusiasta, è dall'incontro che nasce l'entusiasmo della fede, dall'incontro con Cristo. Mi ricorda a questo proposito una suora, una monaca, che mi fece questa domanda: per te, Dolivio, qual è il brano del Vangelo che meglio esprime la bellezza, la grandezza, il mistero di una vocazione? Evidentemente la vocazione è andare dietro al Signore. E io subito ho pensato agli incontri che Gesù ha fatto con gli apostoli, la sua chiamata, loro che lasciano le reti, lo seguono, che lasciano il banco delle imposte. E invece lei mi dice: no, il brano del Vangelo che meglio esprime il mistero della vocazione è la brevissima parabola del tesoro nascosto in un campo, perché lì si associa l'incontro con la gioia. Infatti si legge in questa breve parabola che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova, lo nasconde di nuovo, poi va pieno di gioia, vende i suoi averi e compra quel campo. L'attenzione è su quel pieno di gioia, perché ha trovato il tesoro. Quindi è inimmaginabile un credente senza la gioia nel cuore e negli occhi. Vuol dire che non ha trovato, non ha incontrato il tesoro, che è Gesù Cristo, che è incommensurabilmente più di tutti gli averi che un uomo e una donna possono avere. Come mantenere vivo l'entusiasmo? È difficile, perché noi siamo soggetti agli alti e bassi degli umori. È difficile per noi, ma non lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è capace di mantenere vivo questo entusiasmo. La prima cosa: vale la pena sapere da dove deriva, che vuol dire questa parola. Viene dal greco entusiasmo en theos, cioè essere in Dio. Quindi l'entusiasmo mi dice che questa gioia incontenibile c'è se io sono in Gesù, ancorato in Gesù, incollato a Gesù. Se è così, la mia gioia sarà piena e duratura. Quindi l'unica tristezza che il cristiano conosce non è quella degli alti e bassi degli umori. La tristezza del cristiano è quando viene tolto il Signore, viene strappato il Signore. Noi sappiamo che il mondo ce lo può strappare, ma possiamo anche perderlo dal cuore noi. Possiamo confonderlo tra le tante cose, perderlo di vista. Allora
viene la tristezza. La tristezza viene dalla mancanza del Signore. E i discepoli, quando sanno, avvertono che Gesù, il suo destino è un destino di morte, di sofferenza, sono nella tristezza, e allora Gesù si preoccupa e dice queste parole eterne: ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Come potete vedere, la gioia dipende dal vedere. Vi vedrò e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. Per non perdere l'entusiasmo, non dobbiamo perdere di vista Gesù. Un giorno mi sono messo un pentolino di acqua sul fuoco, ho riempito d'acqua, ho aspettato che bollisse, poi ci ho messo il tè. Appena poco dopo ho tolto il bricco dal fuoco e subito ho smesso di bollire. E allora questo esempio molto semplice per ricordarci che basta poco, un attimo, subito dopo veniamo tolti dal Signore, ci stacchiamo dal Signore, subito smette di bollire il nostro amore per il Signore e per i fratelli. Quindi dobbiamo stare ancorati a Lui, attaccati a Lui. C'è un rischio che corre proprio il cristiano quando ha perso l'entusiasmo, cerca di supplire facendo tenacemente le cose, ripetendo le cose, ma farle senza entusiasmo ne vale la pena? Bisogna continuare a fare tutto quello che facciamo, pregare, annunciare il Vangelo, ma sempre nell'entusiasmo della fede. E lo Spirito Santo ci viene in aiuto. Preghiamo lo Spirito Santo perché ci mantenga vivo questo entusiasmo della fede. Vi racconto questa storiella tra due antichi monaci. Si parla di un padre di nome Lotte che va da un anziano di nome Giuseppe a dirgli: padre, mi sono fatto una regola proporzionata alle mie forze, la mia piccola liturgia, il mio piccolo digiuno, la preghiera, la meditazione, vivo nel raccoglimento, cerco di essere puro nei pensieri. Che cosa devo fare ancora? Il vecchio, alzatosi, aprì le braccia verso il cielo e le sue dita divennero come 10 fiaccole. Se vuoi, disse, diventa tutto fuoco. Questa è la specialità dello Spirito Santo, farci fuoco che arde e che incendia. Imbocchiamolo tantissimo e sempre.